Ci siamo, noi Tancredi ha votato bene, c'è cioè, qui ha votato, altri che non riescono a votare? Chi è? La votazione è chiusa. Presenti 324, votanti 320, astenuti 4, maggioranza 161, fuori 251, contrari 69, la Camera approva. Comunico che la Giunta delle elezioni, arrivederci, della seduta del 12 novembre 2015 ha verificato non essere contestabile l'elezione del deputato Maurizio Baradello, proclamato nella seduta del 17 settembre 2015, in sostituzione del dimissionario deputato Paolo Vitelli per la lista numero 16, Scelta Civica con Monti per l'Italia nella prima circoscrizione Piemonte 1. Concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, la Giunta ha deliberato la propria convalida. Do atto alla Giunta di questa proposta e dichiaro convalidata la suddetta elezione. Ora, colleghi, per favore, vi pregherei un pochino di silenzio perché c'è una collega che deve intervenire a fine lavori, sull'ordine dei lavori, e do la parola all'onorevole Laura Coccia. Grazie, onorevole Cottolino, di questa notizia e anche onorevole Petraroli. Bene, prego, onorevole Coccia. Sì, grazie Presidente. Intervengo perché questa notte a Roma è successa una cosa gravissima. È stato dato fuoco alla casa della spiritualità nel Campo dei Miracoli di Corviale. È stato un atto vile su cui sono sicura che la magistratura saprà fare luce sugli autori e sui mandanti. Perché il Campo dei Miracoli è una realtà a Roma abbastanza nuova, ma è una realtà di speranza e di gioia che ha saputo trasmettere all'interno, attraverso i valori dello sport, è riuscito a portare il senso vero della legalità in un quartiere conosciuto in tutto il mondo solamente per il Serpentone, il Palazzo di un Chilometro, quello che sarà presto oggetto di una riqualificazione. Ecco, io voglio dire che quest'atto colpisce ogni singolo